La Maceratese conquista i tre punti con pieno merito, senza soffrire oltre il dovuto, battendo la Miternina arrivata allo stadio Elvia Regina con un paio di ex, Gizzi e Calvaresi. Il primo in campo sin da subito, il secondo in avvio di ripresa, in sostituzione di Spacca, uscito malconcio da uno scontro con il Maceratese Aquino. Nella Maceratese debutto in assoluto del portiere Marco Rocchi, classe 1996, il papà Andrea è il preparatore dei portieri del settore giovanile della Maceratese. La partita, affidata alla direzione arbitrale di Parrella di Battipaglia, assistito da Alessandro Lombardi della sezione di Castellammare di Stabia e Giuseppe Sartore di Torre Annunziata, si è avviata con la Maceratese subito in avanti. Al terzo Borrelli calcia il primo angolo della giornata, si scontrano in area il Maceratese Aquino e il portiere Spacca, i due finiscono a terra e dopo qualche attimo di apprensione riprendono a giocare, anche se Spacca all'intervallo viene sostituito dall'ex Calvaresi. A Miternina che si fa avanti al sesto, Marcolai nega a Pedalino la possibilità di concludere come vorrebbe. Due minuti dopo, ottavo, calcio di punizione sugli sviluppi dello stesso, palla sulla corsia di sinistra, Russo la mette nel cuore dell'area di rigore, ospite, non colpisce come vorrebbe Gabrielloni, sfera sul fondo. Al decimo vantaggio della Maceratese, Ambrosini gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Potrebbe raddoppiare lo stesso Ambrosini, gol invece annullato tra le proteste del pubblico di fede biancorossa, in completo blu per l'occasione. Errore di Lattanzi, sedicesimo, riconquista la sfera la Miternina che prova a tirare in porta con Pedalino, pallone sul fondo. Diciassettesimo, doppio angolo in favore della Maceratese, nel secondo netta trattenuta in area, ne fa le spese Ambrosini ma l'arbitro non vede gli estremi per la concessione del calcio di rigore. Ventesimo, occasione a Miternina, palla dentro da destra con Petrone, Santilli non riesce a colpire da ottima posizione. Maceratese che continua ad attaccare ma la Miternina non sta a guardare. Ancora Maceratese che attacca sulla corsia di sinistra, fallo nei confronti di Borrelli. Ventottesimo, sulla tre quarti, Romano pesca Gabrielloni che ringrazia e deposita in rete il pallone del 2-0. Ancora un calcio di punizione dalla tre quarti destra, se ne incarica Borrelli, 33esimo, in gol Gabrielloni, annullato ancora una volta, proteste. Sulla ripartenza fallo di Conti che si becca il giallo, punizione conseguente, pallone in area con Pedalino, 34esimo, che da due passi da Turbacci sbaglia incredibilmente. 44esimo, fermato Gabrielloni ad un passo dal terzo gol, posizione irregolare dello stesso giocatore, non tutti sono d'accordo, fischi per la decisione del direttore di gara. Il secondo tempo si avvia con la novità Calvaresi tra i pali, al quarto Gizzi prova la conclusione ma non inquadra la porta, insiste la Miternina, calcio di punizione, sesto, battuto dalla tre quarti destra, palla in area, Pedalino di testa, non inquadra la porta. Undicesimo, Lucas Lennart prova il tiro da buona posizione, inguardabile. Ancora Lucas Lennart, dodicesimo, cross, prova da sinistra, la difesa della Maceratese spazza via con sicurezza la sfera. Al quindicesimo mister Angelone richiama Gizzi per mandare in campo Torbidone, tentativo di rafforzare il fronte offensivo composto dallo stesso Torbidone e completato da Lucas, Lennart e Pedalino. Con il passare dei minuti Maceratese, che forse già pensa al derby con l'Ancona, cerca di controllare il gioco degli avversari mentre Favo richiama in panca Borrelli. Ventiquattresimo, Peveri dal limite prova la conclusione, pallone che fa la barba al montante di sinistra della porta, difesa da Turbacci, finendo la sua corsa sul fondo. Scorrono i minuti, le due squadre cercano qualche giocata capace di ravvivare la contesa e tenere desto l'interesse del pubblico. 36esimo, Turbacci sbroglia la matassa sugli sviluppi di un attacco portato da destra dalla Miternina. Parte finale della partita con 4 minuti oltre il 45esimo, dove non succede nulla o quasi, anche se al 48esimo dalla distanza Pedalino ci prova ancora una volta ma non ha successo. Al fischio finale, con gli applausi raccolti sotto la tribuna ed altrettanti sotto la curva, la Maceratese rientra negli spogliatoi già pensando al derby con l'Ancona.